Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere venuti a questo corso, a cui fa molto piacere vedervi partecipare di nuovo tra amici che già ci conosciamo e anche qualcuno che è nuovo. Per i nuovi mi presento, io mi chiamo Giulio Fittipaldi, sono naturalista ma anche agrotecnico. Mi occupo di verde, di ambiente, di natura, di agricoltura naturale in questa occasione. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio chi ha organizzato questo corso e chiunque ha dato una mano per far sì che sia stato possibile realizzarlo. Ringrazio soprattutto Francesca per l'impegno che ha profuso e Lucia per tutto il lavoro che hanno fatto dietro le quinte. Quindi grazie a tutti, volevo dire, mi chiamo Giulio, allora terrò questo corso di agricoltura naturale. È un tema che mi sta molto a cuore perché io ho un'azienda agricola, una piccola azienda agricola, e produco frutta, verdura, ortaggi, olio per consumo familiare. La mia visione naturalistica non è agronomica della natura e dell'ambiente. Io per tendenza naturale ho scelto di coltivare in un certo modo, come poi parleremo nei prossimi giorni, per tendenze naturali, e ho scoperto che ci sono dei vantaggi e mi sono trovato contento perché ci sono anche dei risparmi economici. Parleremo quindi di aziende agricole e conduzioni varie di aziende agricole, quelle conduzioni industriali standard e le conduzioni alternative. Una delle tante conduzioni alternative di un'azienda agricola o di un piccolo appezzamento o di un giardino o anche di un piccolo orto può essere quello appunto dell'agricoltura naturale. L'agricoltura naturale non è una novità, esiste già in Italia da parecchio tempo e addirittura tra i primi, ma prima che arriviamo nel dettaglio voglio ancora aggiungere qualche cosa. Allora, io sono anche, faccio parte dell'associazione Vavilov. Questa associazione è un'associazione naturalistica che si occupa di protezione e recupero e salvaguardia delle antiche varietà da frutto. Noi ci occupiamo soprattutto di antiche varietà da frutto ma anche ortaggi, solo che con gli ortaggi è più complesso e si fa molta più fatica a recuperarle perché ogni pochi anni bisogna moltiplicarle. Invece con gli alberi da frutto è più semplice perché una volta innestata la varietà si conserva facilmente per decenni. Io personalmente mi occupo di alberi da conservazione, quindi di alberi da frutta. Mostrarvi la prossima, che però non va. L'associazione Vavilov è stata così chiamata in onore di Nikolai Vavilov, un grande botanico russo che aveva avuto una grande intuizione per quanto riguarda la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia delle varietà fruttifere e orticole. Successiva, perché non me la dà? Cioè sul computer ce l'ho, lì non c'è. Scusate, ma abbiamo problemi tecnico che non so come mai. Allora, ve ne parlo comunque. Allora, l'associazione Vavilov si occupa di recuperare queste antiche varietà e operiamo nel Parco Nazionale del Pollino, in Basilicata, nel sud della Basilicata. Però raccogliamo insomma varietà a 360 gradi in ogni luogo d'Italia. Quindi l'associazione si chiama Vavilov in onore di Nikolai Vavilov, che era un grande botanico russo ed era stato praticamente un personaggio importantissimo, come è stato, faccio un esempio parallelo, come è stato Darwin per gli zoologi, Vavilov è stato per i botanici, però non ha avuto molta diffusione in Italia e nel resto del mondo, forse perché le piante non destano questo senso di affetto che magari si vede, si può avere con gli animali. Le piante stando un po' ferme, non avendo tanto da comunicare apparentemente
con le persone, forse per questo non hanno avuto tanto successo, neanche le sue teorie. Però Vavilov aveva scoperto i centri di diffusione delle specie orticole mondiali, cioè aveva scoperto che presso le antiche civiltà, quindi presso le antiche civiltà orientali o Mesopotamia o Mediterraneo o Centro America o dell'Africa, c'erano dei centri da cui si erano diffuse tutte le varietà coltivate, sia di ortaggi che di alberi da frutta. Andando all'origine, lui è andato a visitare questi centri, è andato a raccogliere i semi in questi centri e ne ha fatto una banca di semi conservati tuttora ancora in Russia, dove aveva conservato praticamente le piante originali di tutte le varietà di riso, di grano, di mais e quant'altro che esisteva al mondo. Questo era stato fatto intorno agli anni 30-40, però poi per problemi, insomma, ingiusti problemi politici ha avuto insomma un bel tribolare. Non mi dilungo perché poi sono notizie che, insomma, che si possono trovare. In onore a Vavilov abbiamo fatto questa associazione, che è fatta di due mani sovrapposte in questo modo, con all'interno un piccolo germoglio, cioè due mani che custodiscono una piantina. Anche questa associazione, insomma, rientra nel quadro delle mie attività, di quello di cui mi occupo principalmente, di raccogliere piante, varietà, conservarle, cercare di tramandarle il più possibile intatte e originali, così come erano, come sono in natura. Come Vavilov penso allo stesso modo che i problemi attuali e futuri dell'alimentazione umana non si possono risolvere con le biotecnologie, perché comunque le biotecnologie hanno poi dei limiti, in quanto la natura non rimane imbrigliata. La natura non è un qualche cosa che si può definire in uno schema matematico con delle griglie, delle righe e delle colonne. Ad esempio, se noi abbiamo una specie, la modifichiamo e ne vogliamo trarre dei vantaggi, quella specie a sua volta non rimane così modificata come è stata fatta dall'uomo e produce sempre quel modo. Ulteriormente si modificherà, perché le piante ogni volta che si impollinano, ogni volta che si riproducono, cambiano, vengono un po' diverse. Specialmente le ortive, ma anche gli alberi da frutto, solo che gli alberi da frutto ci sono dei cicli più lunghi. Nelle ortive prendiamo anche una pianta modificata terribilmente, come gli OGM, non restano OGM tal quali, cambieranno. Come tutti gli esseri viventi, ogni volta che si riproducono cambiano, cioè i figli non saranno mai tale quali i genitori. E quello che verrà fuori, la cosa preoccupante, non sappiamo cos'è, perché non si può prevedere quali saranno i figli di quelle piante. Poi, cosa peggiore, che si incrociano e si impollinano tra di loro, selvatiche e modificate. Non modificate e selvatiche. L'impollinazione è a 360 gradi. Se le specie sono vicine, se sono peperoni, si impollineranno tutti quanti. L'esempio banale di cui posso accennare è quello dei peperoncini e dei peperoni. Se si piantano vicini, si beccheranno sicuramente peperoncini dolci e peperoni piccanti. È il polline che ha fatto questo scherzo. Quindi figuriamoci con tutte le altre piante. Succedono cose molto simili, solo che i caratteri non saranno sempre come la piccantezza facilmente visibile, ma saranno anche caratteri di morfologia, di crescita, di resistenza e quant'altro, che si vedranno poi nel tempo, non si vedono subito. Gli effetti che andiamo a produrre sulle piante non sono spesso visibili immediatamente. A volte ci vogliono delle generazioni affinché gli effetti si vedranno. Allo stesso modo, gli effetti che andiamo a produrre sul suolo non si vedono immediatamente, ma si vedranno nel tempo. Dalle bibliografie, insomma, se si fa una piccola ricerca, si viene a conoscenza che i nostri terreni anticamente erano più fertili. Adesso è stata persa la fertilità, perché il suolo è stato modificato, è stato in qualche modo disturbato, è stato turbato un equilibrio. Ecco, perché in natura l'altro concetto importante che mi interessa spiegare anche in seguito è l'equilibrio. La natura cerca di raggiungere un equilibrio dove tante specie diverse vivono tutte insieme, in armonia. E queste tante specie non sono fisse, ma sono variabili. Se si pensa a un prato dove in un anno si vede una spettacolare fioritura di papaveri, l'anno dopo non ce ne saranno così tanti, dopo due anni non ce ne saranno proprio, fra qualche anno ce ne sarà solo qualcuno. Dove sono andati? Non si sono estinti, se non ci sono turbamenti catastrofici, non si sono estinti, ma stanno passando alcuni anni sottoterra o sul terreno sotto forma di semi. Loro hanno liberato i semi, sono rimasti lì e aspettano l'occasione propizia.
Se su quel terreno si verificano le condizioni ideali, torneranno a rifiorire, oppure ci saranno altre specie che le sostituiranno. Quindi in natura si ha sempre una sostituzione continua di specie, sia nei prati e sia nei boschi. Nei boschi, nelle foreste, ci mette più tempo. Eccola qua, sì, grazie mille. Con queste? Grazie mille, grazie, grazie. Ok, okay, questa era a proposito dell'associazione Vavilov. Sì, l'altra, insomma, l'altra attività di cui mi occupo. L'ho già spiegata, vado avanti. Agricoltura naturale, metodi di coltivazione alternativi, e questo lo stavo introducendo dicendo che le specie non rimangono sempre uguali e si succedono, e ci sono le successioni vegetali, sia per gli alberi in un bosco sia per le erbe in un prato. A questo punto, ecco, introduco forse la persona che è il primo personaggio che è stato più importante a far conoscere, diffondere e a parlare dell'agricoltura naturale nel mondo, è Masanobu Fukuoka. Fukuoka era un microbiologo giapponese che diceva, aveva una visione che ha diffuso nel mondo, e questa visione, credetemi, non è stata limitata durante solo la sua vita, ha avuto degli ampliamenti, si è diffuso ulteriormente. Dalla visione di Fukuoka dell'agricoltura naturale è derivata la permacultura, e sono derivate tante altre forme di agricoltura naturale. Allora, sì, è vissuto tra il 1913 e il 2008, e una cosa simpatica è stato interessato in un progetto qua vicino a Cisternino, è stato in Puglia, credo intorno agli anni 2000, inizio degli anni 2000, in un progetto qua in Puglia e in Grecia, dove si è occupato di rinverdire delle zone aride, delle zone che erano diventate quasi predesertiche. In Grecia mi pare c'erano stati per degli incendi il problema, invece in Puglia erano quelle zone aride, un po' sterilizzate, un po' distrutte da altri interventi. Allora, Fukuoka dimostrò, cosa importante, che è possibile coltivare senza alterare l'equilibrio, quel famoso equilibrio di cui parlavo prima, senza alterare l'equilibrio della natura, addirittura aumentandone anche i raccolti, quindi la produzione. Io conosco Fukuoka perché mi sono ritrovato casualmente a coltivare alcune piante con il suo metodo, però è stata solo una casualità, perché io allevo alberi, non avevo tempo di potare e non avevo voglia di modificare le piante, perché se le piante le modificavo, poi l'anno dopo dovevo potare di più, e si creava un meccanismo pazzesco dove bisognava sempre modificare e tenere sempre sotto controllo quella forma, quella struttura obbligatoria. Allora, siccome amo le piante, mi dispiaceva obbligarle nel verso dell'agricoltura standard, le ho lasciate andare, le ho soltanto indirizzate a crescere in una forma che loro volevano avere, a piramide, a trapezio, a cono, come piaceva loro. E dopo molti anni che avevo allevato queste piante, ho incontrato queste idee di Fukuoka e ho scoperto che avevamo delle tendenze simili. Cioè, se le piante le lasci crescere nella loro forma naturale, producono tantissimo, non si stressano, non prendono malattie e i frutti sono ottimi. Produzione. Poi c'è il problema degli insetti e tutto il resto, ma una cosa alla volta. Per quanto riguarda la potatura, l'ho risolto, e sono contento che qualcuno è venuto a trovarmi del corso, come Brian, e gli ho fatto vedere questi meli che hanno un aspetto che sembrano delle piante normali, come delle piante ornamentali. Sono belle da vedere, ma non hanno forme costrette, non ci sono tagli, quindi non ci sono rami che fanno contorsioni e quant'altro. Hanno una forma che sembra proprio la forma naturale delle piante, e producono tantissimo. Un albero di 15 anni circa fa anche un quintale e mezzo di mele, una sola pianta, senza trattamenti, senza niente. Non ho completato tutto perché non ho avuto il tempo di sperimentare tutto, perché è tantissimo quello che dice Fukuoka, necessita di una vita intera, però è interessante, è una base di partenza per pensare, per vedere il mondo in modo diverso, perché l'agricoltura, quello che voglio dire, forse il succo di questo corso, che l'agricoltura oggi è vista come un'industria, come una macchina di produzione industriale. Deve produrre per forza, e deve produrre tanto, e deve produrre a tutti i costi. Perché è un'industria.
Ma la natura non si fa imbrigliare, dicevo prima, e non si fa costringere. Allora, se la tieni costretta, se la tieni imbrigliata, è come un cavallo selvaggio. Prima o poi si ribella, prima o poi scalcia, prima o poi ti scappa di mano. Scappa di mano, scalcia, trasferito alla natura, significa che prima o poi succedono pandemie, infezioni, malattie nuove, accumulo di sostanze velenose nel terreno, oppure piante che dopo alla fine non rendono più e quando non si può andare in quel verso semplicemente si risolve abbandonando quel terreno e coltivando da un'altra parte. Ma non abbiamo risolto niente, perché abbandonare un terreno perché è diventato sterile, dicono, o perché c'è troppa acqua salmastra nella falda ed è stata tirata tutta l'acqua fuori dalle falde e adesso non ce n'è neanche per dissetare le lucertole, insomma non si risolve niente in quel modo, perché il territorio a noi ci serve sempre, tutta la vita e tutte le generazioni successive. Non si può dire io adesso da questa azienda, da questa fabbrica natura, terreno, lo prendo, lo distruggo, lo prendo tutto quello che posso e poi lo abbandono, anche se è distrutto non mi interessa. Si usa fare così oggi, volenti o nolenti, questa è la tecnica. Un po' l'estremo è quello del taglia e brucia delle foreste tropicali. Si taglia un lembo di foresta, si coltiva 2 o 3 anni, si brucia la foresta, dopo 2, 3, massimo 4 anni si passa a pascolo, intensivo, estensivo, quello che sia, e poi si abbandona anche il pascolo perché non riesce a crescere più niente e diventa steppa o deserto, perché lì i nutrienti vengono dilavati velocemente, le piogge sono molto forti, il calore è elevato e quindi se non ci sono le piante che proteggono il suolo si perde tutto in 10 anni, si passa da foresta tropicale a deserto, senza via di mezzo. In ambiente mediterraneo è più lento questo processo, però comunque si va nella stessa direzione, specialmente negli ambienti aridi del sud Italia. Anch'io vivo in una zona in cui abbiamo un po' più di acqua della Puglia, però comunque è ambiente mediterraneo, caldo, con l'aridità estiva alle stelle. E il problema della conservazione dell'acqua, conservazione del suolo, è importantissimo. A me piange il cuore quando vedo i fiumi in piena con l'acqua di colore marrone. Quel marrone è humus, è terreno che sta dilavando dai campi e se ne va al mare. Un fiume in equilibrio, con un ambiente in equilibrio, quando va in piena, l'acqua deve essere leggermente torbida o addirittura dello stesso colore di quando è limpida, cioè deve mantenere lo stesso colore in piena e in magra, non deve essere scura, torbida, molto scura, perché più è scura più ci sono sedimenti, i sedimenti leggeri sono quelli in superficie, quelli in superficie stanno andando tutti quanti al mare e li perdiamo. Poi la natura ha una grande capacità, vedremo anche in futuro, ha la capacità di recupero, però questo recupero poi diventa una fatica perché non sempre è facile recuperare. Foucault ha scritto alcuni libri, tra cui il famoso La rivoluzione del filo di paglia, dove veramente parla di queste tecniche come una rivoluzione, perché sembra veramente fuori luogo dire di poter coltivare senza arare, senza coltivare, senza sarchiare, senza usare pesticidi, ve lo assicuro, l'ho provato, senza coltivare e fertilizzare anche. Cioè, io invito chi può venire in Basilicata, a 180 km da qui, farsi una passeggiata e fargli vedere. Ci sono gli alberi da frutto, si possono coltivare con la conduzione a prato, che non è un'invenzione né mia, forse neanche di Foucault, è una cosa che adesso la stanno applicando anche grandi aziende. Tenere sotto gli alberi da frutto un prato, semplicemente sfalciando l'erba, e gli alberi vanno bene, producono benissimo. La modificazione nell'agricoltura, dicevo, e forse ripeterò, scusatemi, è una forzatura perché l'industria agricola non ammette fallimenti. Purtroppo, se è industria agricola non deve ammettere fallimenti, non si può avere mancanza di prodotto perché sennò poi non si avrà un certo reddito che copre i costi. Tra l'altro, è come un cane che si morde la coda. I costi poi diventano elevati perché i concimi aumentano, le sarchiature aumentano, la nafta aumenta e si deve produrre di più. Ma la terra è sempre quella, non può aumentare la produzione oltre una certa soglia. Se hai un ettaro di terreno e quell'ettaro ti fa 30 quintali di prodotto, e puoi arrivare a 32, 35, 36, ma non puoi arrivare a 100 quintali. O se ci arrivi a cifre superiori, significa che il terreno l'hai tirato talmente tanto che poi dopo rischi che tra qualche anno non te ne farà neanche 10 di quintali. Questo già succede, si vede, e quello che di cui vi parlo è un invito a riflettere, perché già si vede con quelle aziende dove le piante le hanno coltivate, concimate tantissimo, e poi a un certo punto la produzione cala.
Beh, loro sapete cosa fanno? Tagliano tutto. Pesche, albicocche, 10, 15 anni, 20 anni. Anche i vigneti, anche gli uliveti, li considerano vecchi dopo 50-60 anni. Per noi piccoli contadini un ulivo di 50-60 anni è una pianta giovane. Per l'industria no, la pianta di 50-60 anni è vecchia, va sostituita, tagliata e messa una nuova. Perché hanno visto che con delle curve di crescita la produzione maggiore si ha nei primi 10, 15, 20, 30 anni per l'ulivo. Per le ciliegie, susine, pesche, albicocche, queste frutte qua, la curva è ancora più stretta. Si parte al terzo anno la produzione, quindi al terzo anno sale la produzione, al dodicesimo anno comincia a scendere. Quindi dal terzo al dodicesimo anno si ha il massimo della produzione della pianta, perché è come un motore veloce, nuovo, potente, che in quel periodo lì dà il massimo delle prestazioni, poi scendono le prestazioni della pianta e viene tagliata e sostituita con altre piante. E quindi per questo motivo si allevano piante a breve ciclo, a breve vita. Ed è un'industria. Però, insomma, la riflessione è quella che non sempre tutto quello che si dice, tutto quello che c'è in giro è verità, è oracolato. Quella riga sottolineata che dice, a proposito, in definitiva il fattore più importante non è la tecnica colturale, ma piuttosto lo stato d'animo di chi coltiva. Sembra una frase un po' forse fuorviante, però è qualche cosa su cui invece si può partire come riflessione, perché dipende quali sono i tuoi obiettivi che ti proponi. Se tu vuoi fare agricoltura naturale e andare a fare concorrenza alle grandi aziende che usano concimi e pesticidi, all'inizio è una fatica, è una lotta immane, perché sorpassare addirittura quelle aziende o passare al loro livello non è facile, non si può raggiungere subito. È uno stato d'animo di chi coltiva, cioè si parte con delle idee di dire io ho queste possibilità, posso coltivare in un certo modo che ritengo giusto, qualunque esso sia, ritengo giusto questo modo di coltivare, agricoltura naturale, permacultura, quant'altro, e sperimentare, provare ad avere dei risultati. Ma cioè, bisogna crederci, insomma, in questo, bisogna crederci. Perché se si sperimenta, se si prova soltanto per tanto per, se non si persegue nel tempo questo discorso, non si hanno grandi effetti. Perché la natura ci mette molto tempo a darci dei risultati. Non è sempre facile come le coltivazioni moderne, dove metti del concime, subito fai dei grandi raccolti, vai avanti. Poi come viene, viene. Con l'agricoltura bisogna rispettare i suoi tempi. Questo era quello che volevo dire. Foucault diceva non fertilizzare. Fertilizzare nel senso di non usare piuttosto sostanze chimiche, perché le sostanze chimiche, vedremo nel corso di queste lezioni, creano dei problemi, disturbano l'equilibrio del terreno, perché il terreno è già fertile. Noi prendiamo un qualsiasi terreno, qualsiasi, anche un terreno che è stato coltivato, zappato, disturbato, ha una certa fertilità. Se è una fertilità residuale, magari, ma c'è quella fertilità. Se noi cominciamo a coltivare delle piante che si adattano a quella fertilità, loro andranno bene. Poi quelle piante rimangono sul suolo, arricchiranno il terreno, lo fertilizzano e le piante successive saranno delle piante più delicate che avranno necessità di una fertilità maggiore. E così mano a mano la fertilità aumenta. Ma se abbiamo un terreno con una fertilità bassissima e vogliamo mettere per esempio dei peperoni quadrati, quelli che diventano 2 kg l'uno, è normale che non ci riusciremo facilmente senza fertilizzare, perché la fertilità è bassa e i frutti sono grossi. E questo è un altro argomento di cui parleremo in futuro, cioè quando si pretende di coltivare delle varietà moderne che non sono adatte ai nostri territori. Cioè molto spesso le piante da frutto, gli ortaggi, producono dei frutti molto grossi e la quantità di fertilità che sta nel terreno è talmente minima che i frutti non possono venire così grandi. Anche se sono pomodorini magari, ne producono molti come quantità. Se noi guardiamo la natura, le piante che hanno più successo sono quelle che producono i semi più piccoli. Più sono piccoli i semi e più ne possono fare tanti. Più ne fanno tanti, maggiore saranno i figli. Le piante che producono semi grossi hanno più difficoltà, perché avranno pochi figli. Se quei pochi figli, se li mangia un insetto, un animale o qualche altra cosa, si è persa tutta la generazione. Invece immaginate un soffione, un papavero, fanno dei semi piccolissimi. Ogni pianta e centinaia e migliaia di semi di quelle dimensioni avranno più possibilità di sopravvivere. E i nostri ortaggi sono tutti di dimensioni abbastanza grandi.
Ecco perché è stato visto, provato, e ecco perché noi anche con Vavilo l'associazione ci occupiamo di conservare queste antiche varietà, perché sono produttive, anche se i frutti sono un po' più piccole. E non è, a me sembra forse una cosa, scusatemi se posso essere banale, però è stato dimostrato che questi piccoli frutti di dimensioni minori, le mele per esempio, le mele antiche, delle antiche varietà, le limoncelle o le annurco, le doglie eccetera, sono quasi la metà o tre volte in meno di dimensioni di una golden, però il sapore è forse 10 volte superiore. E ci sono anche degli studi che dimostrano che oltre il sapore c'è anche il contenuto di sostanze nutritive superiore. Sono più concentrate, sono un po' come i semi selvatici, sono più forti, più concentrati di sostanze al loro interno. Quindi fertilizzare, approccio di fertilizzare, era questo discorso di cominciare con piante che siano più forti e meno esigenti. Non sarchiare. Sarchiare vuol dire smuovere le piccole piante erbacee quando abbiamo dei filari, per esempio, di pomodori e cominciano a crescere delle piante selvatiche e si va con la zappa a togliere le piante selvatiche. Sarebbe ripulire, sarchiare, ripulire da quello che cresce sulla superficie del terreno. Io uso come sinonimo, a proposito delle erbacce e malerbe, le chiamo piante selvatiche perché il loro nome... mi sembra il loro nome più corretto, piante selvatiche, sono piante selvatiche. Erbacce già parte male, mi dà fastidio perché significa che è qualcosa da togliere, da distruggere, da mettere sotto i piedi. Molte di quelle erbacce, lo vedremo in futuro, erano piante che i nostri antenati mangiavano. Sono piante commestibili, il papavero, tanto per tirarne uno in mezzo, i dente di leone e compagnia, la borragine, sono piantine che fatte a insalata, fritte o impanate, quando sono piccole, tenere, sono buonissime. Molte persone conoscono magari le cicorie selvatiche e quant'altro. E quelle là sono piante selvatiche, non sono malerbe, non sono infestanti. Sono concorrenti delle nostre piante coltivate, sono concorrenti forti e agguerrite perché loro sono più forti e i nostri pomodori, tanto per cambiare, e mi era stato già detto forse negli corsi precedenti, i nostri pomodori sono deboli, non hanno la forza di competere con queste piante selvatiche perché le abbiamo modificate, le abbiamo allevate, le abbiamo coccolate e le abbiamo fatte in modo che devono crescere come sotto una campana di vetro, diventare belle, grandi, lucenti, frutti grandissimi, però non hanno la forza di difendersi. Quando nasce il germoglio di pomodoro ha poca forza di competizione rispetto alle piante selvatiche. Basta che vicino c'è un ciuffo di una qualsiasi graminacea, si allarga, lo spinge sotto, gli fa ombra e lo fa deperire. Se fosse una pianta un po' più resistente il nostro pomodoro, riuscirebbe anche lui a crescere insieme. Quindi avremmo bisogno di tornare a quello che diceva e fa il nostro grande amico Angelo Passalacqua, che raccoglie i semi delle varietà ortive di questi luoghi, quelli che lui riesce a far crescere anche sui terreni pietrosi, vicino alle rocce, in luoghi aridi, con delle semine specifiche, in periodi adatti, con delle piante resistenti di ambienti meridionali, e non magari piante che vengono da zone del nord Europa. Spesso i centri di produzione dei semi oggi sono nel nord America, nel nord Europa, i climi freschi, piovosi, temperati, e poi ce li propinano nel sud Italia. Ma qui la situazione è molto diversa. Avremo bisogno di centri di produzione di sementi nostre, magari un po' più antiche, un po' più forti, più resistenti, con varietà nostre che ancora ci sono in giro ma rischiano di sparire da un giorno all'altro, perché se non vengono moltiplicate si estinguono. Non usare pesticidi, questo già è un altro argomento abbastanza forte, perché i pesticidi, ci sarà tutta una serie poi di lezioni di cui parleremo, questo è solo un accenno. I pesticidi comunque, volente o nolente, lasciano delle sostanze nel terreno, lasciano dei residui, e i residui a volte sono più tossici del pesticida stesso, perché la molecola non è stabile, si trasforma con l'azione del sole, dei batteri, della temperatura, e il risultato di quello che viene fuori può essere ancora più tossico. Mi pare c'era un esempio a proposito della triazina, che era un antico pesticida, che trasformandosi addirittura, modificandosi la molecola, veniva fuori diossina, che è uno di quei veleni che ogni tanto si sente parlare al telegiornale, è un veleno pericolosissimo. E questo era successo per dei prodotti che si usavano forse 30 anni fa, 20-30 anni fa, in qualche parte d'Italia e del mondo, perché poi questi prodotti spariscono, compaiono, vengono modificati, fanno quelli nuovi, dicono che sono ecologici, però gli effetti di quelli che abbiamo oggi ancora non si sa cosa faranno, li vedremo tra 10-20 anni, quando poi diranno che quello era un vecchio prodotto, non era buono perché dava fastidio a qualche animale o qualche pianta.
Quindi queste sostanze chimiche vanno a turbare l'equilibrio, sembra la solita storia, perché queste molecole che si modificano non possono essere digerite, tra virgolette, dai batteri o dalla temperatura o dai funghi, dalle muffe presenti nel terreno o dal sole, non possono essere biodecomposte, questo è il termine moderno, vengono trasformate, ma quella trasformazione comunque da un'altra sostanza che non è naturale, non è per dirla in termini di questo corso, non è ecologica, perché non è bio, non è ecologica, perché è una sostanza che entra in circolo negli esseri viventi e può passare anche dall'uno all'altro, del tipo la pianta l'assorbe, l'animale si nutre di quella pianta che ha quella sostanza, fin lì non succede quasi niente. Noi che ci nutriamo magari di quell'animale, un agnello, una pecora, un animale che stava pascolando in quel terreno, accumuliamo, e siccome noi siamo l'inizio e la fine di questo percorso di produzione, ne paghiamo le conseguenze, perché alla fine queste sostanze che distribuiamo nell'atmosfera, nel terreno, nel suolo e nelle piante, le riportiamo dentro di noi con l'alimentazione. Essendo onnivori, le prendiamo da tutte le parti, dal mare, anche dal mare, perché non si può dire vabbè, vanno nell'acqua, finiscono nel mare, poi facciamo una bella frittura mista e ce le riportiamo tutte sulla tavola. E non si distruggono, ritornano, sono sostanze che passano da un essere vivente all'altro. E quindi come possono rimanere nei prati? Possono passare nei campi, nei pascoli o nelle verdure, o nella carne, insomma, ce le sempre ritroviamo tra i piedi. Dall'agricoltura naturale, avevo anticipato, è nata l'agricoltura sinergica. Perché ecco, l'agricoltura sinergica dice un po' quello che avevo anticipato prima, che la terra non è uno strumento di produzione e basta, è qualcosa di più. Purtroppo io questo corso mi sforzerò, spero di essere chiaro, di non essere ripetitivo, dico sempre che il suolo avrebbe bisogno di maggiore rispetto. Il suolo per noi non ha tanto rispetto perché sta sotto i piedi, e le cose che stanno sotto i piedi e ci camminiamo sopra, già per istinto non ti viene di rispettarlo tanto perché sta a terra, quindi. Eppure il suolo, forse, scusatemi se è presunzione o se è riduttivo, però il suolo è da vedersi come un essere vivente. Il suolo intendo quello strato di terra fertile, quella che, dove stanno attaccate, infilate le radici degli alberi e delle piante, a volte sono pochi centimetri, è da considerarsi come un essere vivente perché lo vedremo tra poco, perché lì c'è tutto un meccanismo di cose interessanti. Ah, ecco, anche la permacultura, il lavoro di Foucault che ispirò l'australiana permacultura, che diede un ulteriore sviluppo alle sue idee. Quelle idee dell'agricoltura naturale, vi dicevo, si erano diffuse a 360 gradi su tutto il mondo, e chi le ha praticate, chi le ha provate, insomma, ha visto che non sono banalità, ma si può cercare molto in questa direzione. Il problema è, di questo corso, forse qualcuno mi chiederà, ma come si fa a passare un'azienda agricola dall'oggi al domani a queste cose? Ecco, lì è il problema, è difficile, e il cambiamento non è semplice perché deve essere graduale e ci vuole molto tempo. Non si può convertire un'azienda agricola dall'oggi al domani all'agricoltura naturale. Al biologico te lo fanno convertire perché è burocratico, compili dei modelli, non metti diserbante, non metti concimi, fai una catasta grande di carte così e sei passato al biologico, ma è burocratico, eh? Invece questo non è burocratico, ancora non ci ha messo nessuno le mani sopra, quindi è qualcosa di serio, però è più complesso, ma non impossibile. Allora, sì, stavo accennando il suolo, perché? Perché qualsiasi cosa si decida di fare, tradizionale, permacultura o biologico, eccetera, si deve partire dal suolo. Il suolo ne avevamo parlato negli altri corsi in modo più approfondito, adesso andiamo veloci. Lo dobbiamo considerare perché è l'elemento in cui noi mettiamo i nostri semi ed è l'elemento da cui noi prendiamo i nostri raccolti, i nostri frutti, e si dà per scontato, è come un substrato, dici io come il forno, metti le pagnotte crude e poi tiri le pagnotte cotte, e in realtà il suolo non è un forno che ti sforna prodotti così velocemente, perché i meccanismi di fertilizzazione del suolo sono naturali, le rocce hanno dei minerali. Questi minerali non sono disponibili per le piante, però attraverso un processo che si chiama lisciviazione e attraverso alcuni microorganismi fanno sì che questi sali minerali da non disponibili diventano disponibili. In base alla disponibilità ci crescono le piante
Ecco perché in certi posti ci sono certe piante e in altri posti altre. Ma sì, ma da me quella pianta non cresce, lì invece cresce rigogliosa. Dicevamo prima con degli amici, ma da me ha fatto i fiori, dall'altra parte non fiorisce. Basta uno di quegli elementi che c'è in più o in meno. E gli elementi poi sono tanti da tenere in considerazione e anche le percentuali degli elementi. Non basta solo che sia presente, ma ci deve essere una certa percentuale e una certa disponibilità, che lo vedremo tra un po'. Eccolo qua, qui c'è un velocemente un profilo di suolo, a sinistra c'è solo una foto che mostra, si vedono un po' dei colori diversi, più scuro sopra, più chiaro sotto. A destra c'è più o meno la stessa sezione fatta con dei riquadri e con dei numeri, è una sezione indicativa, serve per chi, insomma, per chi non ha visto l'altra lezione nei corsi precedenti dell'anno scorso, serve a dare un'idea di come è organizzato un suolo. Ha uno strato A, che è quello più ricco, più fertile. Poi uno strato B intermedio, dove la fertilità già scende, c'è minore aria, ci sono minore quantità di microrganismi, diventa più compatto, magari c'è più umidità, perché è un po' più profondo, però c'è meno ricchezza di humus. Tra l'altro il colore nero è sempre dato alla presenza di humus, che è la sostanza organica, cioè quella di decomposizione di origine degli animali e delle piante. E poi c'è lo strato C sotto, che potrebbe essere, nel caso della Puglia, la roccia madre. Le pietre, quelle dure, bianche, compatte, che si trovano in profondità. Lo spessore varia da un metro all'altro, secondo me, in tutta Italia, perché basta spostarsi di pochi metri o di pochi chilometri e si hanno suoli, terreni completamente diversi. Indicativamente è questo lo spessore. Alcune volte si può trovare anche roccia madre affiorante, significa che manca lo strato B e lo strato A. Altre volte si può avere solo lo strato B, senza quello A, perché è stato dilavato e andato nei fiumi, e ci si ostina a coltivare sullo strato B, senza fare in modo che si possa formare lo strato A. Insomma, se c'è solo B e A si riesce a tirare fuori qualche cosa, ma se c'è solo lo strato C, che è la roccia madre, diventa molto più complicata. Ma la cosa interessante, che questo si può vedere da fonti storiche, che i nostri suoli anticamente erano tutti formati da tutti e tre i profili, e il profilo A e B era molto spesso nel tempo. Quello che l'ha fatto assottigliare, indebolire e perdere, finché è venuta fuori la roccia, sono state le arature. Sembra strano, a scuola mi avevano insegnato che l'uomo aveva fatto una grande rivoluzione quando aveva cominciato a lavorare il terreno. E la visione è quella, perché è rimasta quella, forse per molte persone, anche per me è una fatica dire che il terreno non deve essere rivoltato per conservare la ricchezza che contiene all'interno. Sembra un controsenso, però vi assicuro che riflettendo non è stata una rivoluzione quella dell'uomo primitivo quando ha inventato l'aratro, specialmente quando ha inventato l'aratro con il vomere ricurvo che rivoltava le zolle, perché si andava a turbare il famoso equilibrio, non si è andato ad assecondare la natura, si è andato a dominarla, proprio dominarla. A dire ti prendo, ti tolgo tutto quello che tieni e devi fare come dico io, ti metto le specie che dico io e devono crescere come e quando dico io. Rivoltando quegli strati si va a rompere un equilibrio dove diventa molto complicato poi coltivare, perché succede una cosa, a proposito dei papaveri che dicevo prima, alcuni semi stanno per natura in uno strato più profondo del terreno e con le arature vengono messi a dormienza, vanno in profondità e stanno lì, poi con altre arature successive vengono riportati sopra e nascono. E quindi si comincia a impazzire, perché alcuni anni escono certe piante, altri anni escono altre. Tu ti organizzi per togliere i cardi e dopo un po' di tempo invece vengono fuori i papaveri. E togli i papaveri ed escono i cardi e non si finisce mai. Diventa un equilibrio, cioè quando questi equilibri rompono diventa una storia infinita dove non si finisce mai di fare la lotta. E le soluzioni moderne sono molto molto e troppo drastiche, perché eliminano tutto senza guardare in faccia nessuno. E rimangono nel profilo A, che è quello dove noi poi dovremmo trarre i nostri famosi frutti, i nostri famosi ortaggi. E quindi l'elemento vitale di tutto questo, quello che vi ho accennato prima, è il suolo, perché il suolo è quello che lega il mondo inorganico a quello organico. Il mondo inorganico è quello delle rocce, dei minerali, cioè tutto ciò che non è vita e non si muove. Il mondo organico sono le piante, gli animali, i batteri, i virus, i nematodi, i funghi, tutto quello che sta all'interno, tutto quello che fa sì che la terra abbia la vita è il mondo organico. E tutta questa roba, inorganico e organico, vivono e stanno tutti nel suolo, o poco sopra o poco sotto, ma stanno lì. Anche chi non abita nel suolo come noi, comunque ci stiamo con i piedi sopra e traiamo tutti i nostri benefici dal suolo. Lo ripeterò nelle prossime lezioni, tutto quello che mangiamo viene da quello strato, famoso strato A o B del suolo.
viene da lì, tutto ciò che si mette a tavola viene da lì, da quello strato che sta là e che non ha tanto rispetto purtroppo, perché viene considerato come un elemento di un'industria che deve produrre a catena. Il suolo è, quindi sono delle conclusioni dove si dice, dove ho scritto che il suolo permette l'attecchimento della vita sulla superficie terrestre, certo, perché basta pensare, dove non c'è suolo c'è roccia, e se la temperatura è elevata con roccia hai il deserto caldo, se invece è bassa hai il deserto freddo, quindi se non c'è suolo non hai possibilità di vita o comunque molto limitate. Però per far sì che ci sia il suolo ci sono bisogno di fattori combinati, una certa quantità di acqua durante l'anno, una certa temperatura, i climi, da lì poi tutte le storie che ci sono per i climi, tutte le successioni che portano ad avere certi tipi di suoli in certi climi. La conduzione del suolo. Allora, adesso ci addentriamo sempre di più nel dettaglio della nostra questione, vedendo quello che avevo accennato, i casi estremi, se manca l'acqua il suolo tende a diventare deserto attraverso passaggi successivi e il suolo però non rimane sempre fermo lì per tutta la durata della vita sulla Terra, il suolo si modifica, viene trasformato, ma se lo fanno gli organismi naturali, cioè i batteri, le muffe, i lombrichi, le piante, non si nota nulla. Sembra che rimane sempre lì. Molte persone dicono, sì, ma quello è un terreno abbandonato, ci sono sempre le sterpaglie. Le sterpaglie, o le erbacce, come le vogliamo chiamare, non rimangono sempre sterpaglie e sempre erbacce. Loro stanno facendo un lavoro enorme, che è quello di crescere, riprodursi, accumulare sul suolo sostanza organica, insieme agli animali, microrganismi morti e quant'altro, e formare uno strato più spesso. Mano a mano che lo strato diventa più alto, anche il livello della vegetazione diventerà più alto. Le foreste, per arrivare all'ultimo passaggio, le foreste, i boschi, anche nostri, vivono dove prima c'era del suolo alto. I boschi non vanno a nascere di punto in bianco dove non c'è lo strato A, dove non c'è l'humus, perché i semi di moltissime piante non riescono proprio a germinare se non c'è uno strato di humus che li protegge e gli dà l'innesco per cominciare a crescere. Ci sono alcune piante che sono dette pioniere perché riescono ad andare anche a crescere sulle rocce, come molti semi di pini riescono a crescere anche su terreni sabbiosi, ma loro si comportano sempre da pionieri, cioè mettono l'innesco, cominciano a crescere questi alberi formando poi uno strato di humus abbastanza elevato per permettere la crescita ad altre piante che hanno bisogno di altre condizioni. Se osserviamo la natura come funziona lo stato naturale, possiamo tentare di fare qualche prova con le nostre piante e chiederci, vedere, domandare, bisogna osservare, bisogna avere la capacità di osservare, guardare sempre un po' con gli occhi dei bambini, di chiedersi ma perché questo fa così, perché va avanti così, e non pretendere di correggerlo subito con un concime che ti hanno consigliato l'altro giorno, perché con il concime che vai a correggere quella soluzione la correggi, la usi per un anno, due, tre, poi non funziona più e si usa a cambiare concime. E non si va avanti da nessuna parte, perché poi alla fine il suolo sarà così stanco che non produrrà a sufficienza, e si ritorna al discorso di prima. Se al suolo gli si lascia la possibilità di arricchirsi, insomma, qualcosa di buono verrà. Ci sono tantissimi esempi, tantissime pratiche agricole che nel mondo cominciano a venire fuori, per esempio una delle quali, parlo di agricoltura industriale, è la semina su sodo. Non so se ne avete sentito parlare. Comunque, cosa si fa? Delle grandi aziende hanno scoperto che, anziché spendere dei soldi, e questa è la cosa interessante che riguarda noi tutti, piccoli e grandi produttori, anziché spendere soldi e comprare del concime, si può lasciare la paglia della trebbiatura precedente sul suolo e poi con delle seminatrici speciali seminare sulla paglia, sulle sterpaglie. Perché sono delle seminatrici che hanno dei dischi che praticamente tagliano. A proposito, già la mietitrebbiatrice sminuzza la paglia nel caso di cereali, grano. Abbiamo il grano, si trebbia il grano. La trebbiatrice non porta via la paglia facendoci le ballette come di solito si usa, ma lo sminuzza, il residuo del grano, in piccoli pezzettini, lo frammenta e lo sparpaglia sul suolo. Quindi quella lì è materia organica che rimane sul suolo, perché c'è un equilibrio che poi parleremo, lo accenno, è un equilibrio del dare e avere con la terra. Non c'è niente da fare, bisogna dare e avere. Se tu dalla terra prendi il grano, non ti puoi prendere anche la paglia. O comunque, se ti prendi la paglia, hai preso troppo e poi dopo dovrai restituire qualcos'altro. Di sostanza organica, intendo. Allora, si prende il grano, si lascia la paglia. La paglia arricchisce il suolo,
si forma uno strato di paglia sul suolo e prima che spuntano le erbe selvatiche si procede con delle semine di altre coltivazioni, di altre colture che siano forti e competitive. Io questo l'ho visto fare in presenza e per me è una cosa molto bella. Addirittura l'ho visto fare in Argentina, ma so che esiste anche in Italia, specialmente in grandi aziende del nord. Ci sono delle seminatrici che hanno dei dischi che aprono il terreno, infilano i semi alla distanza e alla profondità stabilita con un meccanismo meccanico, con un regolatore meccanico a 5 cm di distanza, 3 di profondità, eccetera, a seconda della coltivazione che si vuole fare, e poi dopo che i dischi hanno aperto e la seminatrice ha infilato i semi, dietro c'è un'altra serie di dischi che chiude il terreno. Praticamente questo terreno, dopo che è stato seminato, non si nota niente, sembra solo un terreno appena trebbiato con un po' di paglia sparpagliata in superficie. Quel po' di paglia che rimane in superficie conserva l'umidità per 10-15 giorni, il tempo necessario per far sì che quei semi germoglino. Di solito la facevano soia dopo il grano, o mais dopo il grano. Quindi si metteva il grano, si trebbiava il grano a fine ciclo e con l'umidità residuale che c'era nelle radici di grano e con un po' di paglia sopra, nasceva la soia o il mais, senza arare. Lì ci sono arrivati perché in Argentina, Argentina centrale, la zona della Pampa umida è una zona molto pianeggiante, completamente pianeggiante, molto ricca, ma nonostante ricca di terreni fertili, in 60 anni hanno perso la sostanza organica dal 6% al 2%. Quindi era diventato quasi un terreno sterilizzato dalla mancanza di sostanza organica. Eppure pianeggiante, non c'è dilavamento. Infatti io ho chiesto a un amico, un agronomo, ho detto ma come mai c'è stata perdita di sostanza organica se è pianura? Mica c'era l'acqua che dilavava. Il vento, semplicemente il vento, perché i terreni venivano arati, lasciate asciugare al sole, lì ci sono spesso delle giornate in cui si hanno quasi delle tempeste di sabbia, con vento molto forte, che va su e giù per la Patagonia, passando per la Pampa, e quindi toglieva via la sostanza organica sotto forma di particelle. In 60 anni la sostanza organica nel terreno è intorno al 5-6% in un terreno buono, ma si erano arrivati al 2% e quindi non cominciava a rendere più, e i terreni furono abbandonati e portati al pascolo, tanto per cambiare. Ecco perché poi l'Argentina adesso c'ha tanti allevamenti, tanti pascoli, perché molti erano terreni agricoli abbandonati al pascolo perché non rendevano più. E con fatica si stanno riprendendo questi terreni facendo la semina su sodo. E lo stanno, vi ripeto, lo stanno facendo anche nel nord Italia dove ci sono questi macchinari. Non è una scoperta, non è una grande novità, però è una cosa importantissima perché si sapeva che nel terreno va lasciata una parte di sostanza organica. Non si può sempre aggiungere quantitativi di concimi sempre maggiori, perché molte aziende non riescono più a vendere il prodotto perché gli è costato più di quanto concime e carburante hanno speso per seminare, per raccogliere. Un esempio io. È un'azienda piccolissima, però se ho fatto sempre i conti su un quaderno, quello che spendiamo di gasolio, mietitrebbia, aratura, se non è superiore è pari, è lo stesso ricavo del grano che ricaviamo. Siamo in perdita, un'azienda agricola che va in pari già non è un'azienda agricola funzionale, se è in perdita peggio che mai. Perché i prezzi dei prodotti sappiamo bene come funziona, insomma, un'altalena un po' logorante, perché i prezzi dei prodotti tendono a scendere, invece i prezzi dei costi tendono a salire. Allora bisogna ridurre i costi e cercare di liberarsi da quelle sostanze che se ne può fare a meno. E una di queste sostanze la si può conservare nel terreno senza per forza andarla a comprare nei rivenditori di prodotti agricoli. Mi dispiace per chi vende queste cose, però purtroppo bisogna pure insomma, cercare di organizzarsi per sopravvivere, perché non possiamo comprare il primo anno 10 quintali di concime, il secondo 15, poi 20, 25 e alla fine non funziona più. La conduzione del terreno, eccolo qua, l'avevo appena accennato. Beh, se fosse per l'industria chimica le piante le farebbero crescere come quella là, in alto, a destra, sul concime. Ci sono colture sperimentali che esistono, le colture idroponiche e aeroponiche, basta solo uno strato di acqua o di umidità vaporizzata con i concimi e ti fanno i pomodori anche senza terreno. Però queste coltivazioni non hanno avuto tanta fortuna, non si sono diffuse, fanno fatica, stentano e poi durano un po' di tempo da qualche parte, qualche azienda ci prova, però poi non continua, non funziona. Le colture alternative fatte solo con questi sistemi comunque non vivono a lungo, questa è la morale della favola. Allora,
nell'agricoltura convenzionale, dicevo, tutti questi problemi vengono risolti con la concimazione, sì, perché è facile, molto 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 facile, ed è una tentazione fortissima di dire: ho un problema, metto un po' di concime e risolto. A breve termine hai risolto, ma non risolvi a lungo termine. E la natura vive a lungo, noi viviamo abbastanza a lungo, e quindi ce ne possiamo rendere conto che anche nella nostra vita un terreno perdendo fertilità e perdendo resa, se il nostro terreno perde fertilità, perde resa, non abbiamo risolto niente, nonostante tutti gli sforzi. Allora, cosa succede con la concimazione chimica? Queste notizie, vi prego, potete approfondirle se volete, perché io non voglio darvi tutte le informazioni come se fosse oro colato, però voglio darvi uno spunto, un invito a dire: proviamo, vediamo fino a che punto si può fare. Cosa succede? Che si può concimare, e succede questo, che è stato già dimostrato che i concimi si accumulano nel terreno, e quando possono arrivano pure alle falde, anche se sono profonde ci mettono più tempo. Se non ci sono le falde e c'è dilavamento, vanno nel mare, e il mare è nostro, e con tutti i pesci è quello che riprendiamo dal mare. Poi si ha la limitata capacità del suolo di autorigenerarsi, perché nel suolo, vi dicevo, c'è un equilibrio, ne parleremo nelle prossime lezioni o più avanti, a proposito di pH, il valore di acidità e di basicità che sta nel terreno deve essere un valore molto particolare. Il concime va a rompere quell'equilibrio, perché è un correttivo, è come un medicinale. Il concime, ecco, se lo vediamo come un medicinale che si dà nel caso di necessità a un paziente che sta veramente male, già è diverso. Ma il medicinale glielo dai finché il paziente è in terapia. Poi finisce la terapia, c'è la convalescenza, poi non ne ha più bisogno. Uno le medicine, insomma, si ha, non le deve prendere sempre. Quando è passata l'influenza non la prendi più la tachipirina, mica continui a bere tachipirina. E invece il suolo è stato fatto così, che deve bere sempre tachipirina. Poi, ecco, porta al punto 3. Cosa succede? Che se lo si dà sempre, porta alla tossica dipendenza delle piante coltivate. Cioè, le piante coltivate sono come i tossici dipendenti, hanno proprio sempre bisogno di quelle sostanze, se no non crescono. E il suolo non è più qualcosa di ricco, di vivo. Il suolo è solo un punto in cui ci appoggi le piante e poi le concimi. Tanto con i concimi risolvi i loro problemi e ti fanno il ciclo di produzione. Poi vedremo anche questo ciclo di produzione che cosa ti dà, che frutti verranno fuori. Poi, punto 4, l'alterazione delle percentuali dei componenti organici, i funghi, i batteri, tutti questi piccoli animaletti che non sono neanche animali, perché sono talmente strani che non sono neanche classificati animali dal punto di vista zoologico, tutti questi esseri viventi, per dirla in modo più corretto, fanno parte del suolo e mantengono un certo equilibrio. Cioè, permettono al suolo di arricchirsi. Più ce ne sono, più il suolo è ricco. A proposito di questo, di questi animali, voglio farvi un esempio che mi ha detto un amico con cui scambiamo piante, tanto per cambiare, dall'Emilia Romagna. Mi ha detto che in Emilia Romagna, fino a alcuni decenni fa, quando si passava il contratto di mezzadria da un proprietario all'altro, si doveva valutare lo stato di fertilità di un suolo. Ma 30-40 anni fa non c'erano i meccanismi che ci sono adesso, i macchinari e quant'altro. Come si faceva a valutare se un terreno era abbastanza ricco oppure no per pagare una certa quota di mezzadria? Bene, si prendeva un punto centrale più o meno di questo terreno da affittare e l'affittuario, quello che andava a prendere il terreno in affitto, faceva un solco nel terreno e poi contava quanti lombrichi c'erano nel solco. Dal numero di lombrichi pagava il terreno in più o in meno. Quindi erano i lombrichi gli indicatori della fertilità di quel terreno. Se c'erano più lombrichi era più fertile, quindi il terreno lo poteva pagare di più. Se ce n'era poco pagava di meno. Ed erano loro che decidevano, facevano da giudice, senza mezzi termini. È una cosa simpaticissima, molto bella, in Italia tra l'altro, non è una cosa che viene da tanto lontano, però la dice lunga di come alcune culture nostre sapevano che nel terreno ci doveva essere qualche cosa di utile che andava osservato e non solo messo sotto i piedi. E alla fine, non per importanza, non ultimo per importanza, quello che avevo accennato, l'alterazione del pH. Il pH è il valore di acidità e basicità, che vedremo più avanti. Eccolo qua. Allora, il pH, questo valore, oggi si può misurare
con la cartina tornasole, che è una striscia di carta che immessa in una soluzione acquosa, si prende un po' di terreno, si scioglie in acqua, ci metti questa striscia di carta cambia colore. A seconda del colore che assume, con quella scala su quel disco, si può subito vedere quanto è acido o basico il tuo terreno. Per alcune coltivazioni questa prova è indispensabile, perché se non hai questo valore, certe piante non le puoi proprio coltivare. È inutile che poi si pretende di coltivare, che so, i mirtilli nel Sud Italia, perché nei nostri terreni del Sud Italia o sono neutri o tendenzialmente essere basici. Il mirtillo è una pianta di terreni, di suoli acidi, per cui coltivarlo qua è un'impresa mega galattica. Infatti non ci sono coltivazioni su grande scala, e anche chi lo tiene in un piccolo orto, in un vaso, deve fare molta fatica a farlo sopravvivere. Quindi il pH è una scala di misura dell'acidità e basicità. Poi ci sono degli strumenti che con un sensore, sempre, si mette nel terreno o in una soluzione acquosa e ti dice il valore preciso. Qui sono i sistemi per cominciare a conoscere il terreno e vedere cosa c'è nel nostro terreno, e poi di conseguenza si comincia a pensare cosa si può coltivare per evitare di fare errori già in partenza. Allora, i fattori che causano la variazione del pH, i fattori che fanno variare questo pH possono essere tanti, perché tra l'altro il pH, pure uno, questo è uno di quei fattori che non rimane sempre stabile nel tempo. Tendenzialmente i nostri suoli sono neutri o basici, ma ci possono essere oscillazioni. Il clima può far cambiare il pH, clima più caldo, più piovoso, più asciutto, più secco, delle piccole variazioni, e sono quelle variazioni che poi a noi, in termini pratici, cosa ci servono? Ci servono a dire, sì, ma l'anno scorso i pomodori mi sono venuti bene, quest'anno no. Può essere tanti motivi oltretutto, ma può essere anche stata una variazione del pH dovuto a un clima più piovoso o più asciutto e quant'altro. Può essere una delle tante cause. Le variazioni stagionali, allo stesso modo. Lì c'è il termine che avevo accennato prima, dove si dice la vegetazione agisce in modi diversi, protegge il suolo da un eccessivo lisciviaggio e assorbe nel terreno i cationi esso disciolti. Lasciamo stare i cationi perché è già complicato con le sostanze chimiche parlarne, però quello che è importante per noi sapere che la vegetazione assorbe, protegge il suolo da un eccessivo lisciviaggio, se da un eccessivo dilavamento dei nutrienti, per dirle in parole facili facili. Il lisciviaggio è la trasformazione dei sali minerali, dicevo, dalle rocce dure a sostanze che possono essere assorbite dalle piante. Se ce n'è troppo di questo passaggio, poi la pioggia rischia di portarli via e quindi li perdiamo. Non è che avere tanti minerali nel terreno significa che il terreno è più ricco. Addirittura certe volte i minerali, se diventano troppi, diventano tossici per le piante. Ce ne vuole un quantitativo giusto, come per noi l'alimentazione. Noi ci alimentiamo di tanti prodotti diversi in certe quantità a seconda della nostra dieta e quello che ci piace, però sappiamo benissimo che se abusiamo di certi prodotti possono più far male che bene. Così il terreno può essere avvelenato dai suoi stessi componenti. Le concimazioni, eccole qua, modificano il pH, portano sali minerali che liberano cationi, anche questa volta, cationi, ioni, anioni, sono tutte quelle sostanze chimiche che permettono l'assorbimento o meno delle sostanze presenti nel suolo alle piante, alle nostre famose piante. L'attività biologica, anche questa la può far modificare, e sono i batteri, tra l'altro, che i batteri si danno da fare a seconda della temperatura e l'umidità. Se non c'è elevata umidità ed elevata temperatura, non riescono a lavorare. Infatti in inverno la loro attività è minore, perché c'è molta umidità ma la temperatura è bassa. In estate c'è molta temperatura, ma l'umidità è bassa, e quindi loro lavorano di più in primavera e in autunno, quando c'è ancora umidità nel terreno, ma non c'è tantissima temperatura. E immaginate cosa succede in un terreno dove questi microrganismi stanno lavorando, stanno trasformando, arricchendo il terreno, perché loro lavorano sempre a vantaggio loro, ma il loro vantaggio è relativo solo per loro, perché poi anche per noi, per le piante. Ma immaginate cosa succede, dicevo, quando in primavera si vanno a lavorare i terreni, in alcuni casi, sotto per esempio tante piante, si va ad arare il terreno perché si devono togliere le erbacce, perché poi le famose erbacce cresceranno troppo. Sì, vai a pulire, hai risolto il primo problema, pulire le erbe, che diventano anche 2 metri certe volte, però il terreno dopo rimane esposto all'aria, al sole. Si blocca la funzione dei batteri, si asciugano tutti quanti al sole e restano fermi. Quindi la pianta, da quello che stava prendendo, che stava cercando di trarre qualche vantaggio da questi elementi, si blocca.
E non va avanti, non va da nessuna parte, deve cercare quegli elementi da un'altra parte. Di solito le radici degli alberi vanno più lontane, non tanto in profondità, perché sotto abbiamo visto non c'è granché, vanno più lontano, però non è che possono arrivare all'infinito, si allontanano, vanno un po' più avanti, ma se il terreno è tutto lavorato non recupereranno molto. Cosa succede? La produzione, l'ulivo per esempio, stava fiorendo, l'allegagione sarà limitata, non ci sarà una grande produzione. Perché si è andato a disturbare proprio il momento più delicato, quando la pianta aveva bisogno di umidità e di nutrienti da assorbire. Se il terreno l'hai fatto asciugare e non ha assorbito i nutrienti, i fiori, anche se ce ne sono tanti, non andranno tutti a frutto. O se ci vanno, i frutti saranno più piccoli. A volte succede questo, perché io da me le vedo queste cose tutte le volte, ogni volta che si va a disturbare, perché da me non è un'ose paradisiaca. Io faccio le otte con mio padre che deve arare e deve zappare sotto tutte le piante, perché lui è convinto che ci crescono i rovi. Da noi i rovi crescono e crescono pure 6 metri all'anno, sono delle cose esagerate. Però col decespugliatore riesco a controllarle molto di più di quanto invece faccio le otte con lui, che lui pretende di controllarli con l'aratro. E certi anni, insomma, poi vediamo le differenze tra gli ulivi che erano rimasti dove non è stato arato e quelli che invece dove è stato arato. E poi tra contadini si parla, come tutti quanti, credo. Dice, sì, ma da me io ho fatto tante coltivazioni, ho arato, ho zappato, ho messo pure il concime e non mi hanno portato niente. Diventa un circolo vizioso, perché hai messo il concime nel terreno asciutto è rimasto tal quale, non si è sciolto, non ha piovuto più, e spesso succede che da un giorno all'altro comincia a non piovere più, per mesi non piove, e anche se tu hai dato del concime, la pianta non l'ha potuto prendere, non ha fatto in tempo a risucchiarlo le sue radici, e il concime l'hai sprecato e la produzione è rimasta bassa, quindi pochi frutti. Poi la pianta lo assorbe in autunno, magari gli potrebbe essere utile per l'anno prossimo, però insomma in quell'anno hai perso il giro. Credo che queste cose siano abbastanza conosciute, però è sempre bene parlarne, perché a volte ci dimentichiamo di cose anche essenziali. Allora, pH del suolo e microorganismi, non ve lo leggo perché ne ho già parlato abbastanza a proposito di microorganismi e batteri, perché più avanti c'è anche qualche altra cosa di interessante. A proposito del pH, c'è una scala che vi volevo far vedere, la scala del pH con alcuni esempi di piante. Allora, prima cosa, l'assimilazione degli elementi nutritivi. Questo qui, questo grafico, mostra delle sostanze, alcune delle sostanze presenti nel terreno, non ci sono tutte perché sarebbero un'infinità, sono 92 o più. Tra quelle più importanti, l'azoto, fosforo, potassio, zolfo, calcio, magnesio, ferro, manganese, boro, rame, zinco e molibdeno. E poi ci sono delle strisce sottili ai lati, oppure larghe, e larghe al centro. Questo grafico si legge in questo modo: la parte centrale, dove le strisce sono larghe, significa che c'è maggiore possibilità per le piante di assorbire i nutrienti. Se il pH rientra tra 6 e 8, pressa poco, quindi per valori di pH intorno a 7, prendiamo 7 come elemento centrale, si dice che se un terreno ha un valore di 7 è neutro, non è né acido né basico ed è uno dei terreni migliori. Oppure se è leggermente basico o leggermente acido, ancora va bene. Però per valori troppo a destra, troppo a sinistra, le sostanze presenti nel terreno non possono essere assorbite. Si assottigliano. Dove si assottigliano significa che anche se ci sono, le piante non le possono tirare. Esempio. Quando alcune piante, fiori, anche agrumi, arance, fanno le foglie gialle, un problema delle foglie gialle può essere dovuto alla mancanza di ferro nel terreno. Non è che non ce n'è proprio ferro, c'è, ma non può essere assorbito, perché il terreno è tendenzialmente basico e il ferro non riesce ad essere assorbito. Perché, guardate un po' cosa è successo, il ferro viene assorbito quando il terreno è quanto più acido possibile e di meno quando il terreno è basico, andando a destra. Se il nostro terreno ha un valore 8, sicuro gli aranci faranno le foglie gialle. Ecco il pH-metro, quegli strumenti di prima. Possono essere utili. Vedi che il valore è 8. È inutile aspettare che il terreno, che le arance diventano, a parte ci saranno già diventate, però nel caso in cui non si diventate con le foglie gialle, si può intervenire in qualche modo. Agricoltura standard industriale, con il concime. Ma non per forza. Ci sono anche sostanze naturali, che poi vedremo nelle prossime diapositive. Ci sono sostanze naturali, come per esempio il gesso agricolo, che non è
un concime, non è una cosa tanto aberrante, che può servire a correggere il nostro terreno nel momento di bisogno, la famosa aspirina che si dà nel momento di necessità. Il gesso agricolo si aggiunge a questi terreni, le piante riescono ad assorbire il ferro perché il gesso agricolo acidifica leggermente il terreno, porta i valori un po' più verso 7 e le piante riescono a funzionare. Se la pianta ha le foglie verdi, ritornerà funzionante e avrà anche poi una produzione tranquilla, elevata, maggiore, senza essere disturbata. Se le piante stanno in equilibrio, loro producono spontaneamente, perché io spesso parlando do indicazioni, consigli, perché mi piace parlare di piante, quando mi chiedono, ma io ho una pianta che la tengo tanto, però non mi porta i frutti, e cerchiamo sempre di trovare una soluzione. La soluzione è sempre quella di arrivare a un equilibrio tra pianta, suolo e nostre esigenze. E lì diventa il problema, le nostre esigenze, perché se le nostre esigenze sono esagerate, ma io voglio che la pianta mi deve fare 3 quintali, non è sempre possibile, bisogna vedere che suolo c'hai sotto, qual è la condizione di partenza, da dove viene questa pianta, che cos'è. Molti mi dicono, sì, ma io l'ho potata e non mi porta i frutti. E a volte per me è proprio quella, averla potata, perché la potatura, ne parleremo all'ultima lezione, è un'operazione chirurgica. O la sai fare come si deve, o se no meglio non farla proprio. Tra tutti e due gli estremi io ho preferito non farla proprio, non mi sarebbe costata tanto imparare a farla, e ho imparato a fare alcune potature, e con quelle alcune potature le ho modificate ulteriormente per cercare di modificare la pianta quanto meno possibile per avere i risultati buoni, perché tra l'altro ho visto che andava bene e ho detto è inutile intervenire tanto. Quindi più si modifica la pianta più si stressa. E non basta poi correggere il pH se poi sopra sulla chioma hai combinato un altro squilibrio là tagliando troppo. C'è una legge un po', forse una di quelle cose, una legge universale, che insomma che dice che una buona potatura è quella che c'è ma non si vede agli alberi da frutto. Cioè devi togliere il necessario, l'indispensabile, però non si deve vedere che la chioma è stata modificata troppo. Se si vede che è stata troppo modificata non è una buona potatura. Al limite si può chiamare riformazione, potatura di riformazione, cioè tagli tutto e ricominci da capo a rifare tutti i rami un'altra volta. Però non si può fare tutti gli anni questo, perché sennò non avrai i frutti tutti gli anni, visto che molte piante fruttificano su rami vecchi di 2-3 anni, quindi se tu hai dei rami giovani, a me chiedono spesso le mele, hanno una mela nel giardino e non porta i frutti, perché tutti gli anni le potano. Le mele tutti gli anni potate portano a formare dei germogli dritti verso l'alto, dei fittoni, dei polloni, che non portano fiori, perché sono tutte gemme a legno, si dice, fiori con rami e gemme a legno. Queste per fare dei fiori hanno bisogno di 2 o 3 anni, se l'anno dopo li tagli faranno di nuovo germogli a legno e avrai sempre una produzione di germogli a legno, quindi fai sempre ramaglie, non fai mele. È un circolo vizioso, ecco perché le nostre intenzioni bisogna vedere cosa vogliamo, dove vogliamo arrivare. Si può correggere il terreno, si può correggere il suolo, la cosa bella è che c'è la soluzione a tutto. Dipende noi quanto abbiamo di volontà e di tempo. Se dobbiamo correre, che sul nostro terreno c'è un mutuo, io mi rendo conto, perché ne parlo come una persona che ha un po' di terra, e per fortuna sto lontano dalle banche, ma se mi rendo conto che ci sono delle aziende che hanno un mutuo sul terreno, hanno fatto dei prestiti per comprare il concime, e con quel concime, con i soldi in prestito per il concime, devono coprire tutte le spese della banca, tutto il resto con la produzione. Beh, quello significa stare proprio con il laccio alla gola e non hai scampo. Lì veramente è una situazione pazzesca, è bruttissimo arrivare a quello. Non è una cosa consigliabile, perché Dio ce ne liberi da queste situazioni. La natura ha i suoi corsi, sono lenti, sono complicati. Ci può essere la grandine, ci può essere la malannata, c'è il crollo dei prezzi del mercato, tutte queste variazioni la banca non le vuole sapere. Poi ti fa un altro mutuo se hai avuto la malannata, però ti finisci da ammazzare. No, insomma, è complicato. Uscirsene da quella situazione è più complicato. Ma partiamo da situazioni tranquille, in cui non abbiamo il fiato sul collo, non abbiamo situazioni disperate, abbiamo un terreno, piccolo o grande che sia, si può fare tanto, si può correggere il terreno, si può aumentare la produttività, ed è vero quello che dicono persone come Fukuoka o altre persone che sono imbattute nella permacultura. Ci vuole impegno. Perché purtroppo se hai un terreno di una certa dimensione non può diventare un'attività part-time che la fai nel dopolavoro. Non basta farci una passeggiata una volta a settimana, perché in una settimana possono succedere tante cose. Quindi richiede molto impegno.
E lì bisogna fare una scelta, deve essere dentro di noi, ecco perché dicevo lo stato d'animo di chi coltiva, quello che diceva Fukuoka. Quanto tempo hai a disposizione, quanto ti piace impegnare del tempo in questa attività, lo fai. In base a quanto tempo lo puoi dedicare, se no meglio trovare un'altra soluzione. Con i terreni si può fare di tutto, si possono mettere anche delle piante che cresceranno poi più spontaneamente, poi magari ogni volta, ogni 15-10 anni ci fai della legna. Però certo, se c'hai un uliveto non è che lo puoi passare a foresta, non è tanto semplice, è anche complicato, ma le soluzioni ci sono, vanno viste caso per caso, non le posso dare così come una ricetta di dolci, non c'è una ricetta che vale per tutti, ecco, non esiste una ricetta universale purtroppo, perché ogni situazione, ogni terreno, ogni persona ha le sue condizioni, i suoi stati d'animo e le sue necessità. Dicevo, allora, com'era la storia per il ferro? Così per tutti gli altri elementi. La parte centrale rende gli elementi disponibili, gli estremi non li rendono tanto disponibili. Alcuni elementi hanno dei comportamenti stranissimi. Per esempio, il fosforo. Qui non è disponibile, diventa disponibile intorno a 6, poi diventa non disponibile intorno a 8,5 e poi stranamente dopo 9 diventa un'altra volta disponibile. Se c'hai un terreno con un pH di 9, il fosforo c'è, però poi mancherà l'azoto, manca il magnesio, manca il ferro e tutti gli altri in basso, però c'è tantissimo molibdeno. Siccome le piante hanno bisogno un po' di tutti questi elementi, non è facile coltivarle, specialmente le nostre solite piante ortive e le nostre solite piante da frutta, hanno bisogno di quella fascia centrale. Le piante che riescono a crescere in quegli ambienti a destra e a sinistra sono piante selvatiche estreme, sono quelle piante che vivono anche nelle zone dove c'è terreno con elevata salinità o nelle zone, per esempio, i terreni delle due situazioni estreme, dovete immaginare, per esempio, sono quei terreni che si trovano intorno alle discariche delle miniere. Quindi intorno alle discariche delle miniere ci saranno dei terreni che hanno per esempio molto molibdeno e niente di quasi tutte le altre sostanze, ferro, manganese, oppure ci sarà molto ferro e pochissimo molibdeno, mi riferisco ferro e molibdeno in questo caso qui. E sono delle piante specializzate, ultra specializzate a vivere in quegli ambienti. Le ortive no, sono sempre troppo delicate, bisogna, però si potrebbero trovare delle varietà resistenti. I terreni migliori, avevo già detto, io le mando avanti anche se le ho già spiegate, perché il discorso, insomma, lo stiamo seguendo allo stesso modo, come sono le diapositive. I terreni migliori sono quelli che hanno una percentuale, dicevo, di pH intorno a 7 e che altro c'era? Ah sì, i terreni troppo alcalini o troppo basici sono quelli che non conservano la sostanza organica. Quindi sono terreni come se fosse, che so, la spiaggia del mare, completamente dilavata, humus non ce n'è, solo sabbia. Però subito dopo la battigia, dove ci sono le dune, qualche pianta c'è che cresce. Sono quelle piante lì, la tagliamani, l'anfilodesma, oppure quelle piante che hanno, siamo le monocotiledri, quelle piante con le foglie lunghe, alte, che se le tiri tagliano le mani, appunto. E ci sono molti cardi e ci sono tantissime specie di piante che vivono sulla sabbia. Non c'è humus, però sono specializzate, ci vivono. Quello è un ambiente di transizione, dove quelle piante in quel posto stanno svolgendo una funzione importantissima. Cioè lo stanno cominciando ad arricchire, anche in quel posto lì. E infatti se si va dalla spiaggia del mare verso l'interno, in condizioni dove non ci sono subito le case e i campi, si vede che man mano che si va più indietro le piante sono sempre più alte. E poi prima c'è la famosa, le praterie o le famose garighe, poi c'è la macchia mediterranea bassa, poi la macchia mediterranea alta, poi ci dovrebbero essere delle lecete o delle pinete con alberi più alti. Però spesso, insomma, non è facile trovarlo, perché in Italia spesso è stato tutto modificato. Quindi dicevi che terreni neutri o moderatamente alcalini sono i migliori dal punto di vista di fertilità, in quanto, l'altra cosa importante, contengono macro e micro elementi. Torno un attimo indietro per far vedere chi sono queste persone. Se questo ci va, indietro. Se lo trovo, quello schema di prima. Eccolo qua. I macroelementi sono quelli
che nel terreno sono necessari in quantità maggiore e sono azoto, fosforo, potassio, zolfo, calcio e magnesio. Poi ferro, manganese, boro, rame, zinco e molibdeno sono microelementi, cioè bastano piccole quantità. Ecco perché quando si comprano i concimi c'è scritto sempre NPK. Chi li compra e chi ci ha avuto a che fare le conosce molto bene queste cose, scusatemi magari dico delle banalità, ma mi piace ripeterle per chi magari è la prima volta che le ascolta, trova sul sacchetto di concime NPK. C'era prima un sacchetto di concime, eccolo qua, NPK. N sta per azoto, P fosforo e K potassio. Sono sigle dal nome latino, N natrium era l'azoto, e poi ci sono dei numeri. Quei numeri sono la percentuale di quegli elementi. 20% di azoto, 10% di fosforo e 10% di potassio. Non voglio fare pubblicità ai concimi, ma è giusto che si sappiano queste cose. Quelle sono le percentuali concentrate in quel prodotto e poi ci sono i microelementi che non vengono scritti perché ce ne sono di quantità minime, quei famosi microelementi che stavano in fondo all'altra tabella. Quelle sigle lì sono delle sigle importanti per capire che cosa c'è in quel prodotto e sono delle sigle internazionali, perché un concime NPK 20-10-10 e sarà uguale in tutto il mondo, anche se avrà un altro colore, un altro formato e tutto il resto. Macroelementi vengono indicati in quel modo, i microelementi qualche concime le indica, qualcun altro non le indica nemmeno, perché sono piccolissime quantità. Però sono importantissime alle piante, non sono assolutamente inutili. Eccoli qua, gli effetti delle sostanze contenute nel terreno sulle piante. Il terreno le sostanze ce l'ha tutte, dicevamo, e scusatemi se lo ripeto, è importante, il terreno ce l'ha tutte le sostanze, chi più, chi meno. A seconda delle sostanze contenute nel terreno cresceranno certe piante. Se le sostanze ci sono un po' tutte, il nostro terreno ha un pH neutro, quella striscia centrale, significa che le sostanze possono essere assorbite dalle piante. Da quasi tutte le piante, o dalla maggior parte. Allora, per esempio, lì ci sono delle sigle a destra. Ca e B significa calcio e boro. Il calcio e il boro sono microelementi nel terreno che servono alla crescita apicale e alla divisione cellulare. Cioè, permettono queste sostanze permettono alle cellule delle piante di dividersi. Una cellula, due, due, quattro, quattro, otto. Se le cellule si dividono, la pianta diventa più grande. È una cosa abbastanza intuitiva, ma funziona in questo modo. Quindi divisione cellulare, se manca calcio e boro, la pianta non riesce a crescere, anche se gli dai altre sostanze. Manca la possibilità di avvenire la divisione cellulare. Poi, la crescita e la produzione di fitoormoni. Il zinco, lo regola il zinco. Zinco pure è una sostanza che non è mai menzionata, perché ci basta pochissime quantità, però serve alla produzione di fitoormoni. I fitoormoni, tra l'altro, sono gli ormoni che regolano la crescita delle piante. Sono tutte sostanze che servono. In determinati periodi, ci sono dei periodi che servono di più, altri di meno, a seconda se la pianta sta fiorendo, se sta a riposo, se sta crescendo e quant'altro. La fioritura, il boro permette la fertilità dei fiori, perché puoi avere casi che sempre succedono, una grandissima fioritura, pochissima formazione di frutti. Sì, possono essere anche state la mancanza di insetti impollinatori, di api e quant'altro, se era un impolline trasportato dagli insetti. Può essere anche stato che magari c'è stata la pioggia, gli insetti non hanno volato, il polline c'era ma non era disponibile perché il polline con la pioggia si impasta e non vola più, non può essere trasportato. Anzi, piante come l'ulivo, per esempio, l'impollinazione, credo lo sappiate, avviene con il vento. Se l'ulivo è in piena fioritura e si hanno giornate di pioggia, di umidità, il polline diventa pesante con l'umidità, non vola, quindi il vento non riesce a portarlo dappertutto e molte specie di ulivo non riescono a impollinarsi. Alcune specie di ulivo, specialmente quelle moderne, non sono autoimpollinanti, per cui il polline deve venire da un'altra pianta che sta intorno e se non arriva non si formano i frutti. Queste sono le cause naturali. Poi di aggiunta ci può essere anche la mancanza di boro e quindi i fiori non sono fertili, il polline non è capace di impollinare. La fotosintesi, la respirazione, il ferro e il magnesio, la stabilità dei cloroplasti che sono strutture all'interno della foglia delle piante, il rame, CU significa rame, stabilità del pH delle cellule, lo zinco, anche le cellule delle piante devono avere un pH stabile, come noi per esempio quando facciamo l'analisi del sangue e si va a vedere il pH del nostro sangue, anche a noi vengono misurate certe cose, certi valori. Sintesi delle proteine, ferro, molibdeno, magnesio e zinco.
Le proteine, la sintesi delle proteine è quella che permette non solo l'accrescimento della pianta, ma anche poi la produzione di frutti. I semi, la stimolazione della germinazione, per avere lo stimolo, l'innesco che il seme possa germinare, c'è bisogno di rame, ma non è che si può prendere il solfato di rame e darlo sui semi, deve essere la pianta che lo deve aver metabolizzato. I tuberi, a proposito delle piante che producono tuberi, quindi come le patate, hanno bisogno di calcio, boro e potassio. E poi c'è anche la stabilità della pianta, cioè quando più una pianta è forte, robusta, per esempio questo è visibile alle piante erbacee, se sono troppo deboli basta un po' di vento e le fa piegare. È sempre il rinforzo della membrana cellulare, si intende, membrana cellulare, cioè le cellule della pianta sono più dure se c'è un certo quantitativo di rame, sufficiente per ogni specie, per ogni pianta. Poi ci sono altri elementi addirittura che regolano il consumo di acqua, il boro e il manganese. Il boro e il manganese regolano il consumo di acqua. Questa è solo questo punto qui, può essere molto interessante lavorarci, pensare di trovare delle piante, sempre nelle vecchie varietà, non è necessario stravolgere modificandole geneticamente, ma nelle vecchie varietà ci sono delle varietà di fave, di piselli, di ceci, che si seminavano in autunno, quando c'era l'umidità dell'acqua, e si raccoglievano in primavera, prima che veniva il caldo, perché loro con l'acqua e con la temperatura invernale riuscivano a fare tutto il ciclo. Ed erano le antiche varietà che si sono sempre consumate e si sono sempre prodotte in terreni asciutti come quelli del nostro sud Italia. Se nel nostro sud Italia si passa dalla coltivazione di fave, piselli o cicerfie o ceci e si pretende di coltivare pomodori che vengono dall'America, di zone subtropicali, è normale che poi qualche problema c'è, perché quelle piante non hanno la capacità di fare riserva dell'acqua, di conservarle, di vivere nel ciclo invernale. Infatti vivono nel ciclo estivo, il ciclo estivo poi è asciutto e l'acqua non basterà mai. Quindi finché si fa un orto per la famiglia va bene, per gli amici pure va bene, ma poi fare grandi coltivazioni estensive in ambienti non adatti, con piante non del luogo, diventa un problema. Ecco perché è molto importante riflettere su cosa vogliamo coltivare nel nostro terreno. Poi c'è anche la traslocazione d'acqua, di nutrienti e di metaboliti, cioè come vengono traslocati, trasferiti da una cellula all'altra e da una parte all'altra della pianta, e anche in quel caso è il boro che lo regola. E ce ne sono ancora altre, di altre sostanze che influenzano le piante in tanti modi diversi. Non voglio rendere questo corso complicato dicendo che con tutte queste cose che ho fatto vedere non si può fare agricoltura. Si fa l'agricoltura e per fortuna si farà sempre. Però noi possiamo scegliere come farla. Ancora alcuni esempi per noi. Alcuni esempi di specie molto sensibili al pH. Sempre gli estremi, destra e sinistra. Destra e sinistra, come state guardando, alcune piante che hanno bisogno di un suolo particolarmente alcalino. Alcalino vuol dire basico. Lo spinacio, la cipolla, lattuga, barbapietola, asparago, cavolo, soia. Ho messo dei piccoli elenchi. Queste piante hanno bisogno di suoli tendenzialmente alcalini. Significa che se stanno qua vivono benissimo. Al centro ancora vanno, ma a sinistra avrebbero dei grossi problemi. L'esempio che mi diverto sempre a dire e a mostrare è il solito mirtillo, quello l'ha mostrato nella foto in alto. Il mirtillo che ha bisogno di suolo acido, su suolo neutro stenta, su suolo alcalino non va proprio. I nostri suoli, abbiamo detto, nel sud Italia sono tra neutro e alcalino, ecco perché i mirtilli qua non potranno crescere. E i vivai si continuano a ostinare a vendere mirtilli, ribes e lambone. E ribes e lambone riesce pure ad adattarsi, ma il mirtillo proprio, veramente vi assicuro, è una pianta più difficile da coltivare. Per la coltivazione, fa le foglie gialle e in uno, due anni o in una stagione, da verde diventa giallo, poi da giallo deperisce e muore. Si cerca di correggere, ma le rocce contenute nel nostro terreno daranno sempre un pH alcalino. Noi gli possiamo mettere anche il concime acido, anche l'acido acetico, ma non dura, perché poi le rocce danno sempre sostanza alcalina, quindi è sempre maggiore a quelle contenute nel suolo e non funziona. Addirittura anche mettendolo nel vaso. Io ci ho provato, l'ho messo nel vaso, ho messo solo, non usando congim perché non mi interessa arrivare a quel punto, ho messo solo stallatico di cavallo, quindi una sostanza organica che di per sé è acida. È andato bene un anno, ha fatto pure dei frutti, ma ne ha fatti piccoli piccoli, poi l'anno dopo un'altra volta è diventato con le foglie gialle, anziché crescere diventava più piccolo perché sbocciava più sotto anziché sbocciare sopra, è diventato come un bonsai alla fine sto mirtillo.
3-4 anni alla fine è seccato. Perché? Ho detto, è seccato sto mirtillo, nonostante gli avevo messo il terreno acido di letame, di cavallo e tutto il resto ha preso. Perché l'acqua che gli somministravo, anche quella, dilavava l'acidità del terreno e lo faceva diventare basico. È inutile. Se un posto proprio non va, e se una pianta è troppo esigente, non va. Come pretendere di coltivare, tra l'altro, le piante in base alla temperatura. Se qui la temperatura di interna è abbastanza fredda, non crescono le voci di cocco. L'esempio proprio strampalato. Of nuclear detonation. Bisogna di una temperatura tra 23 e 25 gradi, minimo 23. This network detected dozens of massive explosions in our atmosphere. A seconda poter raggiungere la punta, sa che meno 2, meno 3. E se il minimo è 23, quella pianta non può crescere. Così actual cause, legati alle sostanze contenute nel terreno. Un'altra pianta che ha un comportamento strano, forse lo conoscete specialmente chi alleva fiori, è l'ortensia. Questa foto che ho messo qua sotto. Beh, l'ortensia ha un comportamento stranissimo, perché se cresce in terreni acidi, the nuclear bomb that destroyed Hiroshima in 1945 exploded with an energy of 15 kilotons. Se la metti in terreni basici, alcalini, i fiori sono rosa. E lì pure si innescano un sacco di divertenti discussioni con le persone che dicono: ah, ma io ho comprato l'ortensia, era blu, poi l'anno prossimo e l'anno dopo è diventata rosa. Perché? È cambiato il pH. While most of the asteroids shown here exploded at too high an altitude to cause damage on the ground, they do remind us that asteroid impacts are not rare. I terreni molto acidi in Italia si An asteroid large enough to destroy an entire city hits the Earth on average once a century. Intorno alle zone vulcaniche. Because we don't know when or where the next major impact will be. Our current strategy for dealing with asteroid impacts is blind. Lì ci sono terreni che hanno una buona quantità. Can change that. E lì le ortensie, chi le coltiva da quelle parti nel terreno, in un vaso col terreno, diventano blu. An early warning infrared space telescope tracking asteroids would give us many years to deflect an asteroid perché se poi è troppo alcalino, addirittura non crescono nemmeno. The next great space mission is protecting the planet. Join us. È una pianta abbastanza delicata, gli estremi. Infatti altre piante della stessa compagnia sono il rododendro, l'ortensia, la gardenia, sono sempre le solite piante proposte da tutti i vivai, però purtroppo non vanno bene per gli ambienti meridionali, caldi, aridi e alcalini. Da noi i terreni non sono, questi avranno bisogno di terreni freddi e di zone fredde e terreni acidi. Uno che invece riesce ad adattarsi un po' al suolo neutro, forse anche abbastanza bene, sono i finocchi. I finocchi riescono a crescere bene anche sul suolo neutro, però sul suolo alcalino non muoiono ma restano piccoli, non diventano belli grossi. È capitato a me l'anno scorso, perché io cambio l'orto tutti gli anni perché per un fatto di rotazione, non coltivare le piante nello stesso posto, ne parleremo nelle prossime lezioni, perché la pianta, queste nostre grosse piante da frutto, anche un finocchio che fa grosso così, estrae dal terreno tanti di quegli elementi che il terreno per riprodurli ha bisogno di alcuni anni. E non basta fertilizzare mettendo anche letame o concime e quant'altro, non ce la fai. Ha bisogno di tempo il terreno per riprendersi, perché il frutto che è venuto fuori era grande. Allora io sposto, cambio tutti gli anni. L'anno scorso ho messo un terreno che, sempre con mio padre, che facciamo le lotte, lì era comodo coltivare l'orto. Era comodo, sì, c'era l'acqua che ci poteva arrivare, un po' di acqua per aiutare le piante, era comodo per altre cose perché c'era il sole, era ottimo, però ho scoperto che era troppo alcalino, fino a ci sono venuti piccoli così. L'anno precedente, invece, 2013, in un terreno che sta a 50 metri di distanza, non è che io ce l'ho latifondo, 4 ettari sono, 50 metri di distanza, era neutro. E quello che era neutro lo sapevo perché l'avevo analizzato con la cartina tornasole, l'altro invece non lo sapevo, ho fatto una prova. Beh, in quello neutro i finocchi erano venuti grossi, enormi, come quelli coltivati che si vendono al supermercato. Una grande soddisfazione. 50 metri. Il colore si vedeva che era un po' diverso del terreno, però insomma, poi i risultati sono stati molto più effettivi, insomma, più efficaci. L'elenco potrebbe essere infinito perché ci sono tantissime piante che noi coltiviamo e di cui ci nutriamo e sono molto, molto, molto particolari. Le antiche sementi, ritorno, scusate, mi sembra le solite cose, le antiche varietà che si coltivavano erano tutte selezionate nel corso del tempo. Non c'era né chimica, né pH-metro, né cartina tornasole, c'era solo l'esperienza. Si metteva una pianta, andava bene e si coltivava quella, con tutte le sue varietà. Catalogna, cicorie, tantissime varietà, ma tutte catalogne e cicorie, che erano piante che andavano bene per quei terreni, o lo stesso finocchi, o fave, o quello che sia, o ceci, erano tutte adatte per quei terreni. Erano state selezionate dalle necessità. Un altro problema, per esempio,
lì c'è una coltivazione di cigas, famosa pianta d'appartamento, che in alcune aree d'Italia, questa volta è tutto il contrario dei mirtilli e delle azalee, non va bene nei suoli vulcanici. Nelle zone tipo Napoli o Catania, dove ci sono questi grandi vulcani e il terreno che usano anche i vivai spesso è di natura vulcanica, perché è un terreno molto fertile, ma manca di manganese. Mancando il manganese, le cigas assumono quella colorazione delle foglie gialla, rachitica e stentata. Tra l'altro in quella foto c'è la foto di un vivai dove quelle piante avevano tutta la stessa grandezza all'inizio e avevano tutte la stessa età. Solo che alcune hanno beccato terreno con maggiore quantità di manganese e sono rimaste piccole. Alcune non ce l'hanno fatto proprio come veste seccata, altre invece hanno avuto un terreno che magari non aveva, cioè aveva il manganese, non era carente, e sono cresciute e sono diventate più belle. Però dalle punte gialle si vede che tutte quante più o meno qualche problema ce l'hanno. Questo era un vivaio in Sicilia, quindi vicino Lettra, vicino Catania. Terreno vulcanico fertilissimo, ma pure quello può avere qualche problema per certe piante. Tra l'altro la cigas non è una pianta italiana, pure questa è introdotta e la dice lunga perché è sensibile a certi nostri terreni. Viene dal sud del Giappone, dove il terreno sicuramente è ricco di manganese. Allora, ancora andando nel dettaglio, esempi di concimazione organica. Però facciamo una cosa, se vi siete stancati, io perché sennò io parlo a ruota libera fino alle 8 e non vi vorrei stancare più di tanto, facciamo così, facciamo una pausa e se avete domande riprendiamo con le domande, oppure un'ora prima o mezz'ora prima di finire, per chi può rimanere, la dedichiamo alle domande se ce ne sono, ok? Se è possibile facciamo 10-15 minuti di pausa, ok? Grazie, ci vediamo dopo. Tra un po'.